Ben ritrovati a tutti. Da qualche anno stiamo assistendo ad una richiesta di aiuto per dipendenza da pornografia. Che cos'è? La ricerca compulsiva del piacere sessuale che si raggiunge attraverso l'autoerotismo o tramite la visione di materiale pornografico. Questa dipendenza ha origini antiche, ma solamente negli ultimi anni, con la grande diffusione di internet, stiamo assistendo ad una crescita di questa patologia ed a un suo nuovo modo di manifestarsi. Uso, abuso, dipendenza del porno è una dinamica recente, particolarmente collegata ai nuovi mezzi di comunicazione, in particolare internet, sempre più veloci, illimitati, e poi alla portata economica di tutti, rendendolo lo strumento privilegiato per la distribuzione e la visione di questo materiale pornografico. È possibile accedere in qualunque momento della giornata e per un tempo prolungato ad immagini pornografiche. Basta possedere un computer ed essere online. La visione di materiale pornografico col tempo assume caratteristiche compulsive, cioè la persona non riesce più a controllare e a rendersi conto del tempo che trascorre, anche 10-12 ore consecutive nella visione di queste immagini, filmati pornografici, isolandosi dalla realtà, dalle sue esigenze, dagli impegni quotidiani. La masturbazione legata alla visione della pornografia è compulsiva, avviene per un tempo prolungato, mantenendo più a lungo possibile il livello di eccitazione. Quando questa eccitazione si trasforma in malessere, l'unica possibilità di interruzione è l'eiaculazione, con un calo della tensione, disprezzo, poi tristezza, senso di colpa per le immagini visionate. Si ripromettono che l'ultima volta arrivano a cancellare tutto il materiale pornografico, tuttavia, come accade in tutte le dipendenze, la dipendenza da pornografia non riesce a essere superata facilmente, non riesce la persona a controllare il suo comportamento compulsivo, portando alla continuazione del circolo vizioso instaurato. La pornodipendenza influenza negativamente tutti gli aspetti della vita di questa persona. A livello psichico si assiste al progressivo calo dell'autostima, della fiducia in se stessi, modifica i ritmi sonnoveglia, l'ansia aumenta, c'è un calo dell'umore, aumenta il senso di colpa, di vergogna, tensione, rabbia e anche un forte stress. A livello fisiologico, invece, può esserci un calo del desiderio sessuale proprio verso il partner, impotenza, problemi di eiaculazione si possono verificare poi a lungo termine. Nello sviluppo della pornodipendenza possono partecipare molti fattori, tra i quali tensione a livello familiare, una bassa autostima, una scarsa affettività ricevuta in età infantile, oppure proprio abusi psicofisici subiti, ansia, stress personali, lavorativi, familiari. Tuttavia non esiste un profilo psicoemotivo del dipendente da pornografia. Tanti fattori possono influire. Solitamente è una persona intelligente, sensibile, ma ci sono altre cause, sia interne che esterne, come la caratteristica incapacità di stare bene da soli. È molto rilevante e superiore rispetto ad altre attività, questo comportamento compulsivo. Questa capacità attrattiva è legata alla disponibilità infinita di questo materiale pornografico. Le conseguenze sono, la dipendenza da pornografia non è legata a problemi sessuali, primari, o ad una carenza di partner o ad attività sessuale che non c'è, perché può caratterizzare chi è single, chi è in coppia, senza distinzione di età, di sesso, di stato sociale ed economico. E i problemi sono vari che ne conseguono. Dal punto di vista sessuale, i problemi possono essere la masturbazione compulsiva, prolungata e controllata, con eiaculazione finale liberatoria, calo quasi assoluto del desiderio sessuale verso la propria partner, con una forte forma di fastidio per il suo corpo, semi-impotenza o impotenza totale proprio all'atto con una donna reale. Possibilità di erezione masturbatoria ed eiaculazione solo attraverso la visione di materiale pornografico, quindi non si riesce più a fare il sesso normale. Ci può essere anche dolore lancinante ai testicoli, condizionamento a guardare le donne reali esclusivamente come corpi pornografici. Invece, dal punto di vista psicologico e sociale, come abbiamo detto prima, la dipendenza da pornografia modifica in modo negativo e profondo tutti gli aspetti della vita: lavoro, amici, famiglia, amore. Le conseguenze che non si possono essere che non si presentano contemporaneamente in tutti i soggetti, sono
stress fisico, deterioramento considerevole delle relazioni sociali, diminuzione della memoria a breve termine, diminuzione del rendimento lavorativo, scolastico, aumento dell'ansia, irritabilità e noia, disorientamento progettuale, cioè incapacità proprio di fare scelte con importanti cambiamenti, di progettare la vita, disgregazione dell'immagine di sé attraverso l'interiorizzazione del giudizio negativo di sé, tolleranza, poiché la persona necessita di dosi sempre più forti, con degenerazione in parafilie varie, carenza di autostima, pericolosa tendenza verso altri comportamenti di fuga, tossicodipendenza, alcolismo, incapacità di innamoramento profondo con grave ripercussione sulle relazioni di coppia, snaturamento di relazioni sessuali dove la persona cerca di ricreare con il partner uno schema pornografico. L'impatto sulla famiglia è inevitabile. Oltre alle conseguenze analizzate sopra, la pornodipendenza intacca la famiglia che si ritrova distrutta. La persona dipende completamente avvolto alla visione continua ed incessante del materiale pornografico, non si rende conto del suo aumento progressivo, dimenticando tutti i suoi impegni come compagno, coniuge, genitore. Ha un atteggiamento aggressivo, se disturbato, occulto nel fatto, è distaccato, freddo, poco interessato alle vicende familiari, portando un relativo stress ai membri familiari, al partner, ai figli. La persona che presenta questa dipendenza, lontano dall'avere più desiderio, è desensibilizzato e bisogna di stimoli erotici sempre più forti e intensi per eccitarsi davvero. Cosa lo spinge allora? Una vera dipendenza tutta mentale, nella quale la persona sente dolorosamente la mancanza di eccitazione e se la procura artificialmente. Il programma di riabilitazione psicologica inizia con un processo di astinenza senza somministrazione di farmaci, concepito per aiutare la persona a smettere il più rapidamente possibile. Un regime di alimentazione, esercizio fisico, sauna, eccetera, sono tutti espedienti ideati per aiutare a mantenere questa astinenza. La parte finale del programma consiste in corsi o in esperienze di gruppo, o proprio di psicoterapia, se non ci sono altre possibilità, che danno alla persona gli strumenti di cui ha bisogno per superare completamente la dipendenza e rimanere libera, trovando e mettendo in pratica delle attività piacevoli, compensative.